amici e benvenuti in questo nuovo video. Se c'è una cosa di cui hai bisogno della vita ma ancora non lo sai, o magari lo sai ma non sai come si usa, beh, quella è Notion. Sì, amici, Notion prima lo odi perché non si capisce un... ma poi te ne innamori. Lo ami proprio alla follia perché è geniale. Basta però con le parole perché in questo video ci tengo a dimostrarvelo con i fatti. Come avrete già letto dal titolo, in questo video vi farò vedere come creare questo widget che in questo caso io ho sull'iPhone. Mi sono creata infatti una sorta di agenda che esteticamente si presenta così, mentre nella pratica cliccandoci sopra io mi posso inserire tutte le cose che ho da fare, proprio come se fosse una to-do list. Mentre sotto ho inserito il calendario con i vari impegni che volendo è possibile collegare anche a Google Calendar, sempre se lo si utilizza. Vi faccio questo tutorial perché come sempre mi sono messa a leggere, a spulciare tutti i commenti, sia qui su YouTube che nel nostro canale Telegram che trovate qui sotto in descrizione, e appunto ho notato dell'interesse nei confronti di Notion, quindi eccomi qui con il tutorial. Ultima cosa prima di iniziare, se durante il video vi viene in mente qualcosa che vorreste vedere o che magari non sapete fare, mi raccomando scrivetemelo qui sotto nei commenti, così penserò a realizzare un video a riguardo. Ok, bene, iniziamo. Dunque vi spiego brevemente che cos'è Notion e soprattutto come creare l'account, perché ovviamente per usare Notion vi servirà un account. Utilizzerò innanzitutto il computer perché, raga, ve lo consiglio anche a voi: se dovete iniziare a usare Notion, iniziate da computer, semplicemente perché è più comodo e si vede meglio. Inizio la registrazione schermo così possiamo fare insieme tutti i passaggi, e innanzitutto vi dico che Notion non è altro che una piattaforma per l'organizzazione non solo personale ma anche lavorativa, infatti si potrebbe usare anche per lavorare. Io lo utilizzo per organizzarmi le cose da fare, quindi to-do list, mi scrivo tutti i video magari da registrare, quelli che vedete anche qui sul canale, lo utilizzo persino per fare la lista di cose devo portarmi in valigia, quindi capite quante cose potete veramente fare con Notion. Quindi prima cosa cerchiamo Notion su Google, è il primo risultato che vi esce. In questo caso io mi collego con Google perché utilizzo Google praticamente per fare tutto, e appena vi si apre Notion questo è ciò che vedete. Io continuo con Google, e in realtà ve lo consiglio perché se utilizzate anche Google Calendar per esempio si possono collegare, quindi avete tutto veramente super organizzato. Quindi entro con la mia mail ed eccomi nella pagina iniziale. Infatti mi consiglia subito di scaricare l'app che infatti io ho già sul telefono, ma la vediamo dopo. Quindi appena entrate su Notion vi si presenta questa schermata. Che cosa dovete fare? Qui ci sono già delle liste preimpostate create proprio da Notion. Io sinceramente non le ho mai usate, ma se voi volete esplorarle fate pure tranquillamente, non mi offendo. Ma la prima cosa che dovete fare appunto per creare la vostra agenda, perché in questo video vi farò vedere come creare l'agenda come ho fatto io per averla poi sul telefono, sull'iPad eccetera, è cliccare su add a page, quindi creare una nuova pagina, e appunto qui la rinominate agenda nel nostro caso. Dopodiché, per poter inserire la nostra to-do list di cose da fare, proprio sotto il titolo troverete questo più, se vi spostate col mouse comunque vi compare, e scegliete l'opzione to-do list, e già così vedete in 2 secondi avete creato una pagina che è la vostra agenda dove potete scrivere la vostra to-do list, quindi le cose da fare in giornata, ad esempio spesa, registrare video YouTube, come nel mio caso è quello che sto facendo ora. Dopodiché, per personalizzare tutta questa pagina, vi renderete conto che scorrendo col mouse, cioè muovendo il mouse intorno, compaiono proprio opzioni, compaiono strumenti da utilizzare, e in questo caso sopra qua, sopra il titolo, c'è scritto Add Cover, quindi cliccate su Add Cover, ve ne proporrà lui una di default, insomma ne sceglie una a caso, ma ovviamente voi potete mettere qualsiasi foto, qualsiasi cosa. Ad esempio io vado subito su Pinterest, eccoci qui, e qui mi vado a cercare una bella foto da poter utilizzare per la nostra agenda. Scrivete in inglese su Pinterest che si trovano cose migliori. E infatti, raga, guardate qua quante fotine inspirational. Ad esempio, prendiamo questa una a caso, giusto per farvi vedere come si fa. Poi voi avete tutto il tempo e la tranquillità di personalizzare le cose come preferite. Torno su Notion, clicco su Change Cover qua in alto e appunto scelgo Upload. Oppure potete scegliere quelle che ci sono qui. Trascino, diciamo, l'immagine che ho appena scaricato. Me la carica, aspettiamo un attimo e poi possiamo anche riposizionarla. Vedete, c'è scritto proprio in alto reposition, e poi voi spostandovi col mouse potete posizionarvi come preferite. Ok, salvo, non è in super qualità ma è giusto per farvi capire come funziona. Dopodiché un'altra cosa che ho inserito nella mia agenda è il calendario, quindi per inserire il calendario magari date 2 o 3 spazi, cliccate sempre sul più qua di fianco che vi compare scorrendo col mouse sopra, e scorrendo qua sotto vedete ci sono tantissime cose che potete inserire, quindi prendetevi pure il tempo di vederle tutte. Ma per aggiungere il calendario, scorrendo sempre sotto in basso trovate calendar view, quindi lo cliccate. Qui vi chiederà di selezionare
creazionare, diciamo, un database per le informazioni relative al calendario, ma dato che noi non abbiamo creato ancora niente, clicchiamo su New Database ed ecco qua il nostro calendario. Magari lo rinominiamo, in questo caso io, appunto, avendolo creato per l'agenda, lo rinomino sempre agenda, e in questo modo, raga, abbiamo già fatto, concluso. Vi ho fatto vedere proprio due cose semplicissime per realizzare la propria agenda online, quindi potete utilizzare poi i widget di Notion scaricando l'applicazione di Notion sia su iPad che su iPhone, e potete usare da lì il widget collegato proprio a questa pagina che abbiamo creato. Ma ora vi faccio vedere così ci capiamo meglio. Ok, una volta fatto questo con Notion abbiamo finito, quindi passiamo al telefono. Se state seguendo il tutorial insieme a me, prendete in mano il telefono così vi faccio vedere e lo facciamo insieme. Mi sposto un po' più in qua perché qui comparirà il mio iPhone e abbiamo primo step scaricare Notion sul telefono o su iPad. Qualsiasi telefono, potete usare qualsiasi marca, non c'è problema, Notion è per tutti. Secondo step, facciamo anche qui l'accesso con la stessa mail che abbiamo usato da computer. Nel mio caso accedo con Google e con la mia email di Google e come vedete ci ritroviamo nella stessa home page che c'era sul computer. Una volta fatto questo, raga, basta, non dovete fare più niente, o meglio, se volete usare l'applicazione, usatela, esploratela, toccate tutto. Qui in alto io ho già la mia agenda che abbiamo creato insieme, quindi già cliccandola, come vedete, io posso iniziare a scrivere, ad aggiungere cose da fare. Per inserire cose nel calendario mi basta cliccare sul giorno e poi su New Item. Ora invento, giusto per farvi vedere, perché dal dentista non ci voglio andare mai, e quindi aggiungo dentista e come vedete esce un pallino sotto il 21, proprio come i soliti calendari, niente di speciale, però è comodo averlo tutto qua su Notion. E per aggiungere questo widget quindi alla schermata, cosa fate? Tenete premuto sempre sullo schermo, cliccate il più in alto e qui cercate Notion direttamente, se non esce subito. Aggiungete proprio un doc, il primo widget piccolino che vi appare lo aggiungete, ci cliccate sopra e in questo caso a me già riconosce Notion perché lo usavo in precedenza, ma voi su Workspace dovete scegliere appunto il vostro Notion, mentre su pagina dovete scegliere agenda. Se non vi compaiono su le pagine, rifatelo, è un problema, diciamo, di Notion, non parte subito, rifate proprio l'operazione, rifate il procedimento e poi piano dopo un po' compaiono tutte le pagine, ha solo bisogno di caricarsi, insomma. In questo caso scelgo agenda e come vedete mi compare subito qua la mia agenda. Clicco su fine e vi faccio vedere un'altra cosa super carina, solo a scopo estetico e solo per personalizzare ancora di più la vostra agenda, ovvero cliccate su agenda e qua sopra in alto dovreste vedere add icon. Se cliccate qui potete aggiungere un'icona, quella che volete, un emoji, quello che, insomma, quello che preferite. Io ci andrò a mettere la penna che scrive, cioè la manina che scrive con la penna, questa qui, e come vedete compare questo emoji che simboleggia, insomma, la vostra agenda. E la cosa carina è che se uscite poi ve la ritrovate proprio qui sopra. E nulla, mi sembrava carino dirvelo. Bene amici, torno al mio posto per chiedervi se questo video vi è stato utile. Fatemi assolutamente sapere se proverete anche voi a fare la vostra agenda, se ci riuscite. Io come sempre vi aspetto qui sotto nei commenti e sui miei altri canali social. Mi raccomando, se volete vedere altri tutorial riguardo Notion, fatemelo sempre sapere nei commenti o nel nostro canale Telegram che trovate qui sotto in descrizione. Ultimissima cosa, non dimenticate di lasciare un bel like e noi qui su YouTube ci vediamo nel prossimo video. A presto!